Altro appuntamento con il Bosco Futuro per un altro argomento del quale vogliamo parlarvi, di come gestiamo il bosco da quando abbiamo iniziato a pulirlo. Quello che vedete alle mie spalle è quello che noi chiamiamo l'eco point. In realtà tutti i materiali che recuperiamo dal terreno durante la pulizia vengono in linea di massima separati, quindi riusciamo ad ottenere una separazione intorno al 50-60% del materiale raccolto che può essere differenziato. Adesso vi faccio vedere alcune cose. Qui vedete dell'ultima pulizia che abbiamo fatto, questa che vedete è tutta plastica. Valuteremo poi se è il caso di mandarla al conferimento plastica o se non è sufficientemente pulita. Vedete che c'è un sacco nero con invece indifferenziato sicuramente. Abbiamo dei copertoni. E qui abbiamo anche il nostro, il nostro punto di conferimento più piccolo, dove potete vedere ci sono alluminio, tappi. Queste che vedete invece sono le cartucce, spero di riuscire a inquadrarle. Eccole qua. Ok, ecco che ci siamo. Adesso facciamo l'ultimo secchio. terzo, Terzo secchio. verrà una bella bacheca, dai, o Vai qualcosa che... del genere. Magari, oh, magari invece una costruzione animata. C'era un cacciatore che spara. Terzo secchio, Qui ma si non è spara. bastato. Ce Una ne vuole un sequenza. quarto. Vabbè, adesso vediamo se lo troviamo qua da qualche parte. Se no posso fare anche un altro giro, Vediamo un po'. Ok, vi salutiamo, io Emanuele da Bosco Futuro è tutto. Ciao! Ciao. Insomma, questo è un po' il nostro modo di operare perché contemplando anche quello che è il nostro ruolo come 5R0 Sprechi, insieme alla pulizia cerchiamo di recuperare anche un po' di risorse. E così vi abbiamo parlato anche di EcoPoint al bosco.